Roma è una tappa incredibile, perché possiamo dire che la prima tappa del tour nel 2014 si è celebrata proprio lì, ma ancor prima è successo un qualcosa che mi va di raccontarvi insieme a un caro amico del progetto, ma anche un caro amico mio. Abbiamo in collegamento il professor Sergio Barile, ordinario di economia e gestione delle imprese. Eccolo qui, ciao Sergio, come stai? Ciao, ciao caro, bene, tu stai bene? Io sto in discreta forma, devo dire la verità, siamo carichissimi, perché quando facciamo un percorso di questo tipo non possiamo che essere contenti e pieni di energia. Perché oggi sei qui? Perché io sono molto, molto grato a te che hai dato il via, più o meno, possiamo dirlo, non tanto al progetto in sé, ma alla elaborazione della bontà di un'idea. Perché nel 2011, quindi un bel po' di tempo fa, mi chiamasti per dirmi: Luca, tu sei stato l'animatore di mio figlio Paolo per tanto tempo. Oggi, dopo un po' di tempo, ti ritrovo che sei un imprenditore nel campo della comunicazione con la tua società, che sei riuscito a valorizzare il tuo talento. Perché non vieni a parlare all'università? E quindi abbiamo le prove ufficiali che in quel 2011 c'eravamo proprio io e te a parlare agli studenti. Eccoci qua, proprio noi. Io ero un po' più fresco, però tutti e due senza neanche un capello bianco. Eravamo qui a parlare di come la vita può essere gestita per trasformare anche qualche impedimento in occasione di crescita. Quindi Sergio, io ti ringrazio, ma il percorso che è nato da allora è stato clamoroso e ha portato a tutto questo. Sì, indubbiamente, diciamo, quello che io avevo visto e che avevo intenzione di comunicare, coinvolgendo le aule e gli allievi che partecipavano ai corsi del 2011, era la volontà e la determinazione con cui un giovane aveva potuto recuperare uno spazio operativo imprenditoriale. Quello che oggi normalmente viene detto creiamo una startup, in effetti tu l'hai creata un bel po' di anni fa, perché poi le startup non sono solo digitali. Sono semplicemente delle idee che contribuiscono a creare nuove ipotesi di prodotti e di servizi, come tu hai fatto e come stai facendo. Esatto, insomma, ci hai visto bene. Io devo dire la verità, dopo quella occasione ho capito quanto i ragazzi amassero questo tipo di discorso, ed è bello vedere che ci sono dei professori, ma per fortuna ne stiamo incontrando tanti, ma ci sono professori come te che hanno una sensibilità importante e cercano anche di uscire un po' dal segmento classico didattico per cercare di fornire contributi di altra natura per gli studenti. Questi stimoli per i ragazzi sono importantissimi. Ma sì, diciamo che l'università, se ha una effettiva missione, è proprio quella di immaginare delle nuove soluzioni. Poi in un momento come questo, che viene definito da tutti momento di complessità, in cui il cambiamento, il cosiddetto decision making in complessità, richiede che si ipotizzino nuovi schemi, nuove opportunità. Quindi l'università deve essere, come dire, a supporto di tutti quanti nell'ambito delle diverse attività che essi possono svolgere, siano capaci di proporre delle iniziative che hanno un contenuto forte, che noi chiamiamo di essenzialità, cioè di qualcosa che attiene all'essere umano, la creatività, l'immaginazione, la capacità di poter prevedere e di farsi influenzare dal desiderio, dagli obiettivi. Questa è la cosa che ancora ci distingue dalle macchine, che stanno procedendo a grande velocità con l'intelligenza artificiale a recuperare tutto ciò che è problem solving, tutto quello che è razionale, modellizzato. All'essere umano rimane questo, la creatività, la capacità di volere, di immaginare, di desiderare e quindi di realizzare. Dà molta fiducia a tanti ragazzi che molto spesso si affidano allo strumento senza capire che poi lo strumento può fare la differenza se utilizzato proprio con questi elementi che tu hai citato. Ecco, la creatività, la fantasia, la passione possono veramente essere qualcosa di potente, e poi questo è quello che fa alla fine la differenza. Sergio, io ti ringrazio per aver partecipato a questo breve momento all'interno del nostro talk. Mi saluti tuo figlio, lo ringrazi, perché grazie a tanti bambini
bambini della mia città, io l'ho detto prima, sono di Avellino, sono riuscito a sperimentarmi e a realizzare quello che oggi sono diventato. Quindi quando mi dicono, l'altro giorno mi hanno fatto un'intervista sul giornale e mi hanno detto chi ringrazi, io ho detto ringrazio tutti i bambini che mi hanno fatto un po' da cavia e che sono stati i miei compagni di gioco e mi hanno fatto scoprire una parte di me. Quindi grazie Sergio a tutti quanti voi, a tutti i bambini che oggi non lo sono più e anche a quelli che oggi sono adulti ma riescono a essere ancora un po' bambini dentro, perché poi è un fattore che non deve mancare mai. Complimenti a te Luca, buon lavoro e a sentirci presto.